Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Negli ultimi giorni i media nazionali, i giornali, i telegiornali hanno riportato delle notizie molto confortanti, molto belle. Stanno arrivando i nuovi vaccini. Stiamo implementando la fase della vaccinazione. Anche in canavese. Le parole di Luigi Vercellino in questo senso sono parole che ci confortano, che ci dicono che anche in canavese i vaccini stanno per arrivare e stanno per implementare del tutto la fase della vaccinazione. Però non è tutto roseo, perché c'è un problema. Ci sono 3.600 persone con gravi patologie che non riusciamo a trasferire presso i centri di vaccinazione. Di queste 3.600 persone, il commissario della Sto 4, Luigi Vercellino, ha detto che 1.000 sono in una fase molto critica e che quindi dobbiamo cercare di vaccinare il prima possibile. E rimangono altre 2.600 persone. E con queste 2.600 persone, Luigi Vercellino, che sta già trattando con la Protezione Civile e la Croce Rossa, per appunto cercare di vaccinare queste persone, ha detto che sta cercando un punto di incontro anche con i comuni canavesani, per cercare di implementare il prima possibile i draft draw, che sono dei punti che abbiamo visto anche durante la fase del Covid, che vediamo ancora, in cui appunto noi ci recavamo per fare i tamponi direttamente nelle nostre macchine o ambulanze. Ecco, io spero che i comuni canavesani riescano a percepire questo appello del commissario della Sto 4, perché in primis non dobbiamo lasciare indietro persone meno fortunate di noi con gravi problematiche patologiche, soprattutto perché poi queste problematiche si aggiungeranno altre persone negli over 70, negli over 60 e man mano. Quindi non dobbiamo lasciare nessuno indietro, anche perché se non cerchiamo di vaccinare il prima possibile queste persone, ci saranno solo tempi più lunghi per appunto uscire da questa pandemia, da questa crisi. Quindi i comuni canavesani e la comunità deve cercare di unire tutti gli sforzi, tutti i sacrifici, anche economici, per cercare di vaccinare il prima possibile queste 3.600 persone, subito. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics. Buona Pasqua.